Grazie Eccellenza. Ci ritroviamo di nuovo a parlare di questo assestamento del bilancio dello Stato in una configurazione abbastanza poco rituale, nel senso che abbiamo di nuovo una seconda variazione su qualcosa che dovrebbe essere invece abbastanza, dal punto di vista politico, soprattutto governativo, molto chiara. Invece qui veniamo a sapere dalla relazione scritta dal segretario Celli che da un certificato disavanzo di 2 milioni di euro passiamo a uno di 11 milioni di euro per arrivare con questo a 7. Ovviamente non rimarco il fatto che, come hanno fatto giustamente presente i consiglieri di opposizione che mi hanno preceduto, del fatto che vengono posticipate le spese ad esempio per le infrastrutture, quindi quei famosi 10 milioni preventivati anni fa ancora oggi non trovano attuazione, quindi non si spendono, si riversano appunto nel bilancio dello Stato. Mi sembra onestamente, segretario Celli, che stiamo giocando un po' a Monopoli, stiamo giocando a Monopoli con diverse caselle, fra cui ogni volta lei va a pescare nella questione della casella appunto degli imprevisti e delle probabilità, quindi in questo caso nessuna lungimiranza, se non per il fatto che appunto si torna qua in aula ormai quasi, possiamo dirlo, in maniera mensile, con delle variazioni a qualcosa che lei aveva certificato che, no, si era speso, come tutta la sua maggioranza, come un bilancio quasi in parità, continua a scriverlo anche in questa relazione, lo continua a scrivere, ma non dice come vuole arrivare al pareggio di bilancio. Lo dobbiamo supporre dai giornali, dalle dichiarazioni fatte ad esempio dal suo collega congressista Renzi, che dice che andremo al Fondo Monetario probabilmente a prendere un finanziamento da 300 milioni. Sappiamo, perché l'ho detto in Commissione Finanze, che il debito pubblico arriverà quasi a sfiorare il miliardo di euro, e qui c'è qualcosa che non quaglia, nel senso che sono tutte dichiarazioni che fate al di fuori appunto di quella Commissione Finanze solo sui giornali. Allora io le chiedo anche menzione del fatto di cosa, perché in un articolo del Corriere della Sera di giorni fa vi era scritto, e cito, se ne è parlato per la prima volta un decennio e ora, dopo le ultime vicende che hanno sfregiato il panorama finanziario di San Marino, il memorandum d'intesa tra la Banca Centrale del Titano e Banca d'Italia non sembra essere più un miraggio. Sull'opportunità che San Marino può offrire all'Italia, ABI e ABS chiameranno a confrontarsi nella capitale a Palazzo Taverna Nicola Renzi, Simone Celli, che era qua perché evidentemente aveva altro da fare, visto la contingenza delle urgenze, e Lombardi. Ecco, allora io le chiedo ufficialmente, segretario, visto che lei doveva andare a quell'incontro a Roma, a Palazzo Taverna, cosa e a nome di chi e cosa ha proposto San Marino? Perché queste cose non si sanno. Le dobbiamo venire sempre esclusivamente a sapere da organi di stampa stranieri, per la stragrande maggioranza, quindi italiani per intenderci, ma lei qua non dice nulla. Lei qua continua sempre a pescare dalla cartella degli imprevisti del suo Monopoli, che non è il suo. E veniamo a sapere anche dalla relazione che, passatemi la battuta, ci sarà una decurtazione dall'imposta straordinario sui patrimoni, che potremmo oggi definire imposta straordinaria sui patrimoni Leighton, di 2 milioni, in quanto appunto corrisponde più o meno all'imposta, al di là poi dei richiami che ha fatto adesso .SM in un comunicato che ha sbagliato anche, non so quanto volutamente, a scrivere la parola Leighton, forse per non andare a toccare o a inficiare, no? L'avete scritto Leighton. Forse per non andare a dare fastidio a certe persone e a coloro che detengono quella società. Quindi anche lì non c'è stato il correttore automatico, bisognerebbe capire il perché di quel comunicato. Quindi diciamo, segretario Celli, oggi mi auguro che lei spieghi la questione del debito pubblico, la questione che in questo momento si sta tenendo
una riunione del comitato di previdenza, quindi lei sa quale sarà probabilmente la proposta, perché la farete come governo, immagino. Quindi anche in questa sede credo che sia opportuno che lei dica cosa volete fare, cosa volete mettere a debito pubblico, se volete fare delle obbligazioni, se volete cristallizzare i fondi pensioni dei lavoratori, perché qui c'è un problema, io lo ricordavo nel coma comunicazioni, dentro quel fondo pensioni ci sono anche i fondi pensioni dei frontalieri e non credo che al di là delle visite che fate o che comunque sono preventivate, che veniamo ovviamente a sapere dai giornali tipo il Corriere della Sera, perché lei qua non parla, qual è lo stato dell'arte? Qual è lo stato dell'arte di uno Stato che è di fatto fallito? Perché nel momento in cui andate a emettere titoli di debito pubblico, andate a richiedere una sorta di prestito per lunghi anni al Fondo Monetario, non è una questione sua, è una questione di Stato. Quindi, da questo punto di vista dovrà risponderne, almeno fare finta di rispondere, a meno che qualcuno non le suggerisca anche in questo caso la risposta da dover dare. Però io credo che sia chiaro, insomma, quello che anche ricordato il consigliere Giancarlo Venturini. Sono tutte dichiarazioni che qua in aula, ufficialmente, nell'aula che dite, che qualcuno ha ripreso anche la questione degli emolumenti stanziati per i consiglieri, quindi per il Consiglio, che c'è stato un aumento, qui non se n'è mai parlato. Allora dobbiamo parlarne? Dobbiamo parlarne a babbo morto nel momento in cui un segretario alle finanze, insieme al suo entourage di congressisti che lavorano con lui e per lui, emettono un debito così enorme? Come facciamo a rientrare di quel debito, segretario? Opere infrastrutturali non vengono fatte, tagli alla pubblica amministrazione, imposte straordinarie che diventeranno ordinarie, come ha ribadito anche il consigliere Tosi, anche in aula, oltre che in televisione. Quindi in questo caso bisognerà valutare la portata di quel scempio che state facendo a livello economico, perché parte tutto appunto dal bilancio di cassa stilato da un CDA che avete nominato voi, con un presidente che non aveva i requisiti che avevate indicato voi. Quindi parte tutto da lì. Ci sono titoli all'interno di Cassa di Risparmio che non vengono saldati. C'è un'imposta straordinaria Leighton che corrisponde esattamente quasi al gettito dell'imposta straordinaria sui patrimoni. Come diceva, ho sentito che si sono scaldati quando il consigliere Canti ha detto che c'è la fila alla CSU. È così, signori. È così. Cioè, se volete anche ridurre in vacca certe cose, certe evidenze, non lo so. Allora, o non vi siete spiegati bene, o vi siete spiegati bene, ma avete il paravento, voi sì, di questa cosa qui, del microfono, senza dire le cose. Quando è il caso di dirle le cose? Che paese lasciamo, Celli? Che stato lasciamo al paese? Scelte fatte da lei in maniera scellerata, ripeto, il CDA di cassa, perché parte tutto da lì, da quel CDA di cassa che ha svalutato Cassa del Risparmio, la cassa di San Marino, si diceva. Lei non ha più citato pivot, si ricorda quando diceva il pivot finanziario? Pivot finanziario, va salvata la banca, certo che va salvata, ma con un CDA che ha la contezza di doverlo fare, no perché è indirizzato o deve fare certe cose. Ecco. Quindi, io le chiedo, segretario, ma non ho più, davvero più la pretesa che lei possa dare almeno qui le risposte, le darà probabilmente a qualcun altro in maniera privata, la sua idea di Stato. Io credo che di danni ne abbia fatti già parecchi, ma molto parecchi, e purtroppo lei sa cosa succederà? Che probabilmente cadrà il governo, lei cadrà dalla sua carica, tutti cadremo, perché cadendo il governo dovremo tornare alle elezioni, ma chiunque governerà non governerà le macerie, la polvere delle macerie. E volete dire che siamo catastrofisti? È così, è realismo politico, è realismo sociale. Quindi non lo so veramente come potete azzardarvi a dire che ci sarà un prospetto per il futuro, se non altro per non mettere timore alla cittadinanza, che io credo che abbia davvero capito a cosa sarà di fronte. Purtroppo però
ormai il piano deve essere portato a casa e lo si porta a tutti i costi, a tutti i costi, costi quel che costi. Tanto paga la cittadinanza, perché la cittadinanza comunque non ha modo di venire qui e dire la propria voce.